Intervista con Fabio Geda ed Enayatollah Akbari. Ci spieghi i titoli dei due libri Nel mare ci sono i coccodrilli e Storia di un figlio? Il primo titolo, Nel mare ci sono i coccodrilli, ha a che fare con i fantasmi, ha a che fare con la difficoltà di viaggiare quando sei un ragazzino e non sai neanche a cosa stai andando incontro. Il secondo libro, invece, il secondo titolo, Storia di un figlio, ha a che fare con il rapporto a distanza tra una madre e un figlio che non possono vedersi se non attraverso una videochiamata, che è ovviamente la condizione di tantissimi migranti. La tua esperienza di vita, lo sa chi ha letto i libri, è stata incredibilmente dura. Quale forza ti ha spinto ad andare avanti, a non arrenderti? Probabilmente sono stato molto fortunato ad avere la curiosità, soprattutto la curiosità per lo studio. E questo andare a scuola per me era diventato un sogno. Ogni respiro, ogni cammino che facevo era faticoso, difficile, ma allo stesso tempo la fantasia di essere all'interno di una scuola non mi è mai scomparso. Questo è stato, secondo me, la mia salvezza, il sogno per la scuola.